di tutti quei libri che vorrei leggere entro la fine del 2018. Ma lo sappiamo tutti come andrà, vero? Anche perché, parliamoci chiaro, manca poco più di un mese alla fine dell'anno, per cui tentar non nuoce, ma qui ci si prova, ecco! Comunque, ho visto questa tipologia di video su BookTube Spagna e ho pensato bene di riproporla perché mi sembrava un'ottima idea. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che tutti i libri che vi andrò a mostrare in questo video li trovate linkati giù nell'info box se volete acquistarli tramite Amazon. Il primo libro che mi piacerebbe assolutamente leggere entro la fine del 2018, e penso proprio che accadrà perché penso che sarà la mia prossima lettura, è Truly Devious di Maureen Johnson. Truly Devious è il primo volume di una saga, adesso non ricordo se duologia o trilogia, e sono curiosissima di leggerlo perché è uno dei libri preferiti di quest'anno di Sara. So che è ambientato un po' tra passato e presente, c'è un mistero da risolvere, quindi mi intriga parecchio. Non voglio sapere molto altro sulla trama perché preferisco leggerlo a scatola chiusa per scoprirlo, per vivere tutta l'avventura, e sono davvero contenta che l'HarperCollins abbia deciso di portare questo libro in Italia, quindi mi raccomando, acquistatelo tutti così continueranno a tradurlo. Leggetelo, compratelo tutti perché secondo me merita tantissimo e sono davvero felice che abbiano lasciato la copertina identica a quella originale, quindi ovviamente appena l'avrò letto ve ne parlerò in un wrap up futuro. E poi vabbè, se c'è veramente un mistero da risolvere io non capirò una mazza perché sono Stella delle Wings, ma va bene lo stesso. Poi, prossimo libro che non posso fare a meno di inserire in questo video è ovviamente The Assassin's Blade di Sarah J. Maas. The Assassin's Blade è il romanzo prequel in cui sono delle novelle che poi saranno fondamentali per la saga di Throne of Glass, e devo assolutamente leggerlo prima di cominciare questa serie perché c'è Camilla di Camille's Journey che mi minaccia un giorno sì e l'altro pure con degli audio in cui mi dice "Leggi Throne of Glass!" e quindi devo, perché altrimenti lei mi querela, mi maledice e mi abbandona, e quindi entro l'anno vorrei almeno aver iniziato questa saga. Speriamo di riuscirci, perché sono tipo 2 anni che lo dico. Ma il problema che ho con questa saga è che lo so che mi piacerà, perché comunque io ho amato la saga di Avatar, mi piace lo stile scrittore di Sarah J. Maas, la trama mi attira un sacco perché Selina è un'assassina, ci sono delle ship fantastiche da quanto ho capito, la trama pure, però devo trovare il momento, perché comunque i libri di Sarah J. Maas sono high fantasy, quindi sono molto strong da seguire, e adesso che però ho il Kindle non ho più scuse perché ho tutto lì e quindi devo assolutamente, lo so. Il prossimo libro di cui vi parlo è In fuga da te di Jennifer Armentrout. In fuga da te è il terzo volume di una trilogia composta anche da Lontano da te e Ritorno da te, che come sapete io ho letto alla fine dello scorso anno, mi sono piaciuti tantissimo, quindi spero entro la fine del 2018 di riuscire a leggere anche questo, anche se in realtà sono un po' spaventata perché da quello che mi ha detto Sara è il peggiore della serie, quindi non lo so, però comunque conto di leggerlo presto perché me l'hanno anche regalato per il compleanno, me l'ha regalato Arianna e comunque non vedo l'ora di parlarne con tutti voi. Poi il prossimo libro che vorrei leggere entro la fine del 2018 è Legendary di Stephanie Garber. Legendary è il secondo volume della trilogia di Caraval, composta appunto anche da Caraval e Final, che uscirà l'anno prossimo, e sono davvero curiosa di andare avanti nella mia lettura perché come sapete il primo volume mi è piaciuto tantissimo e sono curiosa di conoscere meglio il personaggio di Donatella, cioè la sorella di Scarlett, perché da quanto ho capito questo romanzo dovrebbe essere incentrato interamente su di lei, anche se credo proprio che questo libro lo leggerò prima in PDF e poi se mi piacerà lo comprerò, perché ho sentito dei pareri molto contrastanti, ho sentito un sacco di gente a cui non è piaciuto, quindi anche qui ho seriamente paura, però come vi dico sempre, ormai avendo Bellamy Bobbo posso andare verso l'infinito e oltre delle letture. Altro libro che mi piacerebbe leggere entro la fine del 2018 è La buia discesa di Elizabeth Frankenstein di Kirsten White. È un romanzo standalone ed è un retelling della vera storia di Frankenstein di Mary Shelley. E per chi non lo sapesse, quest'anno per Letteratura Inglese 1 ho letto quest'opera perché rientrava nel programma d'esame e mi è piaciuto moltissimo. Quindi non lo so, la vedo un po' come la chiusura di un ciclo, la chiusura di un cerchio, e sono davvero curiosa di scoprire quale prospettiva ci mostra, ci fornisce Kirsten White di Elizabeth, perché per chi non lo sapesse, nella storia vera Elizabeth è un personaggio che rimane molto marginale, così come tutti i personaggi femminili all'interno di Frankenstein, e poi c'è tutto un motivo che non sto qui a spiegarvi, però se studiate l'opera sicuramente lo saprete. Quindi sono davvero molto curiosa perché ho sentito solo che opinioni positive, non ho mai letto niente di Kirsten White, però vorrei leggere anche la sua saga di End I Darken prima o poi, con calma, però sicuramente inizierò da questo. Ed infine l'ultimo libro di cui parlo è Il Dominio del Fuoco di Sabatahir. Il Dominio del Fuoco è il primo volume di un quartetto composto anche da A Torch Against the Night,
poi A River at the Gates e l'ultimo volume che uscirà l'anno prossimo, di cui ancora non sappiamo il titolo. Ho sentito sempre solo opinioni positive per quanto riguarda Il Dominio del Fuoco, da Arianna di Little Black Bookshelf, da Gabriella di Founder Love with Books, in America da Hannah di A Clockwork Reader, quindi non vedo l'ora di iniziarla, spero di poterlo fare entro il 2018 e so per certo che mi piacerà, per l'ambientazione, perché da quello che ho capito ricorda un po' l'Impero Romano, per la rappresentazione che c'è nei personaggi e soprattutto mi sento più motivata a iniziare questa saga perché Tomi Adeyemi, ovvero l'autrice di Children of Blood and Bone, ha detto più volte nelle sue interviste che per scrivere la sua storia si è ispirata a Sabatahir e a Number in the Ashes, quindi questa cosa mi ha scaldato tantissimo il cuore perché poi ho visto dei loro video in cui si intervistano a vicenda e sono super cute, quindi vi consiglio di guardarli se non l'avete visti, quindi spero di potervene parlare presto e anche qui penso che lo leggerò prima in PDF, a parte perché adesso non possiedo la mia copia cartacea, ma perché c'è un casino con le edizioni proprio generali, dall'edizione italiana all'edizione inglese all'edizione spagnola, proprio è una saga un po' maledetta, però non capisco il motivo perché sicuramente sarà bellissima, quindi non vedrò di parlarvene e spero di poterlo fare presto. Ebbene sì, Dreamers, siamo giunti alla fine di un altro video, io spero veramente che vi sia piaciuto, che vi abbia intrattenuto, che vi abbia fatto passare un buon momento e adesso tocca a voi, fatemi sapere qui sotto con un commentino quali sono i libri che volete leggere entro la fine del 2018 perché sono un sacco curiosa di saperlo. E per il resto niente, Dreamers, le solite cose che dico alla fine di tutti i video, ovvero mettete un pollice su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale se ancora non siete iscritti, condividete questo video con tutti i vostri amici, nemici, parenti, cani, gatti e topi e ovviamente seguitemi su tutti i social network che vi sono linkati giù nell'info box, già non lo fate perché seguirmi sui social è una cosa molto 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 importante. Quindi non arrivo, io vi abbraccio fortissimo, noi ci vediamo al prossimo video. Bye!